Buonasera telespettatori di Video Italia Puglia, rieccoci insieme per questo appuntamento, per questo nuovo appuntamento con Pronto chi parla. Questa sera una puntata in cui cercheremo di allargare i confini su cui di solito siamo orientati. Come ben sapete, noi siamo soliti occuparci delle tematiche riguardanti la città di Molfetta questa settimana, quindi non faremo proprio questo, ma abbiamo ritenuto opportuno continuare a parlare del quesito referendario. Quindi lo scorso weekend, la scorsa domenica 17 aprile, è lanciata la domenica in cui si è tornati alle urne per esprimere un voto referendario in favore quindi una consultazione quindi che prevedeva l'abrogazione della norma che riguarda appunto la durata delle trivellazioni marine della costa fino all'esaurimento del giacimento. Dunque, un referendum che possiamo dirlo, diciamo, non è andato bene per quanto concerne appunto l'affluenza alle urne, soltanto il 31,18% degli elettori italiani, quindi aventi diritto, ha espresso appunto la propria preferenza. Questo ha comportato, come era ovvio, comunque la bocciatura del referendum, per quanto non ha raggiunto il quorum utile quindi a rendere valida appunto la consultazione. Dunque parleremo di questa sera lo faremo in compagnia dell'unico ospite in studio questa sera che vado subito a presentare, che è Corrado De Benedittis, membro Buonasera. del coordinamento NoTrIV Bari, giusto? Ecco, quindi prima di addentrarci ovviamente nel dibattito, prima di analizzare quella che è stato comunque il voto, il risultato del voto, che come comunque ho annunciato non siamo riusciti comunque, non si è riusciti comunque a raggiungere il quorum necessario a rendere valida questa consultazione. Dunque, prima di addentrarci in quello che è l'argomento di questa sera, abbiamo ritenuto opportuno dedicare una copertina questa sera ad un tema, quello proprio delle trivellazioni. Immagini che potrebbero sembrare per un attimo catastrofiche, ma in realtà più che catastrofiche sono realistiche. Immagini che potrebbero prospettare quello che potrebbe appunto. Ecco, utilizzo più volte questo condizionale, ma è qualcosa di realistico, io dico così, tanto è vero, qualcosa di diverso, sicuramente diverso, ma alla chiusura delle urne c'è stato un incidente totalmente diverso, ma comunque che ha comportato lo sversamento da parte di un oleodotto nella provincia di Genova. Dunque, idrocarburi che si sono riversati, sono quindi quasi finiti a mare e che hanno comportato un attimo l'allarme nei confronti della popolazione tutta. Ma guardiamo insieme il filmato di questa sera e poi ne andiamo comunque a discutere, apriamo il dibattito. Prego, regia.
il peggior disastro ambientale della storia degli Stati Uniti. Un'enorme fuoriuscita di petrolio a 80 km dalla Louisiana, nel Golfo del Messico, causata nel 2010 da un incidente alla piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum e in particolare al Pozzo Macondo a 1500 metri di profondità. 11 le persone morte all'istante, incenerite dalle fiamme, con decine di feriti e tante le conseguenze sulla salute della popolazione locale, dovute alle sostanze chimiche inalate e contenute poi nella catena alimentare. Un giudice federale americano ha approvato un risarcimento di 20 miliardi di dollari, tutti a carico della compagnia, 5,5 di sanzioni civili e gli altri miliardi per coprire il deterioramento dell'ambiente, chiudendo così il caso, denominato Marea Nera, per la melma fangosa che ha danneggiato mari e coste di 5 paesi statunitensi e ha colpito pesci e uccelli marini, immersi nella melma fangosa e impotenti ad affrontare l'inquinamento causato dalle attività umane. Ecco, rieccoci in studio. Dunque, immagini che sono state abbastanza emblematiche, immagini che hanno un attimo, agganciandosi anche a quelli che sono stati gli spot della campagna referendaria a favore del sì, per poi quindi finire, rivolgersi a questo disastro ambientale del 2010 che ha riguardato gli Stati Uniti, comunque zone sì, davvero distanti da noi, ma che comunque ci coinvolgono, in qualche modo ci coinvolgono, perché quello che è avvenuto negli Stati Uniti, le trivellazioni comunque sono continue anche nei nostri mari, nel nostro mare, che comunque è quello adriatico, sicuramente un mare molto, ma molto più piccolo rispetto comunque a quello che è l'oceano. Dunque eventuali, noi ci auguriamo mai sicuramente, disastri di questo genere avrebbero una proporzione ancora maggiore rispetto comunque a quello che è avvenuto nel 2010. Negli Stati Uniti, ma dunque concentriamoci su quello che è stato il risultato di questo referendum. Lo iniziamo ad analizzare con Corrado De Benedittis, che come ho appena detto, membro dell'coordinamento Nutrivitera di Bari, ma anche responsabile della Caritas di Corato. Dunque sono stati mesi abbastanza duri, mesi abbastanza pesanti, in cui si è lavorato davvero in modo intenso per cercare di far comunque capire alla gente di andare a votare, cosa che purtroppo almeno a livello nazionale non è stato così. 31,18% degli aventi diritto non esprime poi purtroppo tutto questo lavoro che è stato comunque fatto da voi. Sì. Sicuramente, come tutti i momenti elettorali, anche questo richiede una lettura complessa. Certo. E in primo luogo la presa d'atto di un dato, che cioè il referendum non ha raggiunto il quorum e quindi è decaduto e l'assetto normativo rimane pertanto invariato. A fronte di tutto questo, però, una serie di letture necessarie. In primo luogo, la data di questo referendum, il 17 aprile, una data incredibilmente ravvicinata, su cui si è discusso sin dal primo momento e si è subito chiesto al governo di individuare una data migliore perché si potesse fare una campagna referendaria più articolata, più significativa, più completa nel paese. Questo non è avvenuto. La legge consentiva di individuare una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, quindi l'equilibrio, la giusta misura avrebbe voluto che questo referendum si fosse fatto, celebrato alla metà di maggio. E invece questa data di aprile, del 17 aprile, ha fatto sì che di fatto la campagna referendaria avesse a disposizione un mese scarso, perché finché i materiali elettorali sono stati anche approntati, va bene, alla fine abbiamo avuto circa 4 settimane, con di mezzo anche le festività pasquali, che necessariamente hanno richiesto un momento di tregua per rispetto nei confronti della Pasqua, di questo importante appuntamento religioso. Ecco, di questo se ne è parlato anche, del fatto di, anche proprio recentemente, il Premier Renzi comunque si è espresso in merito a questa, alla richiesta di molti
che poi avrebbe comunque comportato anche, ecco, diciamo così, quella che è una spending review di cui tanto si parla, l'accorpamento delle consultazioni referendarie a eventuali, quindi anzi alle elezioni già programmate per le amministrative, sono certo. Molti i grossi comuni sì. Che comunque vanno al voto nel prossimo mese, comunque se non erro. O... Sì, e qui siamo di fronte ad un uso delle date molto piegato ai calcoli e alle convenienze politiche, in particolare del governo. Si fissa il referendum al 17 aprile, si fissano le amministrative al 5 giugno. Evidentemente in comuni importanti come Roma, Milano, Napoli, il Partito Democratico, che è il partito di governo, ha grandi difficoltà, quindi si prende tutto il tempo necessario a tentare di recuperare l'impossibile. Sul versante referendario si toglie invece, si è tolto ai cittadini, si è tolto anche alle istituzioni regionali il tempo necessario per poter informare i cittadini e consentire loro di esercitare il diritto di voto con consapevolezza e pienezza, così come la Costituzione chiede. Ecco, proprio in merito a questo, quest'ultimo punto, il fatto dell'accorpare magari le due consultazioni, è stato detto che comunque una legge lo proibiva, ma in realtà nel 2009 è stata fatta una legge ad hoc. Ci sono già stati dei precedenti, ci sarebbe voluto un decreto legge, e questo è un governo che sta facendo valanghe di decreti legge, quindi non si capisce perché è su questa questo non era assolutamente possibile. Ma non è una questione, diciamo, dirimente l'election day, era anche possibile celebrare il referendum in altra data, distinta dalle amministrative, ma in una data migliore perché si potesse informare i cittadini. Questo artatamente è stato scelto, è stato voluto che non avvenisse, quindi è stata scelta la data del 17 aprile. È un grave vulnus nella qualità della vita democratica del Paese. Ecco, iniziamo un attimo ad analizzare il voto. Dunque, come detto in apertura, il dato nazionale è stato del 31,18%, in cui comunque ovviamente ha prevalso il sì per l'86,44% contro il no attestatosi al 13,56%. Dunque, la regione con il dato più basso è stata comunque la Valle d'Aosta, con un afflusso del 25,19%, mentre la regione dove si è votato di più è stata la Basilicata, dove una regione che ha ottenuto il 50,16%, e questo possiamo anche sì. Ipotizzarlo, visto le questioni riguardanti la Val d'Agri e questioni comunque che hanno certo. Preceduto proprio il voto di qualche settimana. E a seguire proprio la Puglia con il 41,65%. Un dato, quest'ultimo, sì. Da ritenere soddisfacente oppure no? È un dato importantissimo. Partirei dalla Basilicata. La regione direttamente interessata ormai da decenni dalle trivellazioni del petrolio, petrolifere. Proprio la Basilicata avrebbe dovuto non andare alle urne. Se è vero che il petrolio porta ricchezza, se è vero che il petrolio porta sviluppo. Invece la Basilicata è l'unica regione italiana dove si è raggiunto il quorum. Questo ci fa capire come lì dove si praticano le estrazioni petrolifere ci sia in verità devastazione del territorio e addirittura fuga. E la Basilicata, lo si è detto in mille modi anche in queste settimane di campagna referendaria, la Basilicata è una regione divisa a metà. C'è una parte della Basilicata devastata dal petrolio, devastata sul piano ambientale, sul piano paesaggistico, ma anche devastata sul piano sociale. I comuni della Basilicata in cui si estrae petrolio sono i comuni da cui si fugge via, da cui si scappa. Sono comuni segnati da una qualità della vita terribile. Sono comuni dove
il grigiore e la qualità ambientale è pessima. Basti andare a considerare le tante vertenze aperte in quei comuni, dall'inquinamento della falda acquifera, dalla scarsa qualità dell'acqua potabile fino alla qualità dell'aria. Quella basilicata lì è una basilicata negata, negata nelle sue prospettive di futuro, di sviluppo, negata nella sua bellezza, negata nel suo diritto di esistere. Negata anche alle future generazioni. Poi c'è l'altra Basilicata, la Basilicata della Bellezza, la Basilicata di Matera, capitale europea della cultura nel 2019, no? La Basilicata del Pollino, la Basilicata della riqualificazione dei centri urbani e la Basilicata di una vera e propria rinascita giovanile, capace di mettere in piedi esperienze innovative e di carattere economico nel settore agricolo, nel settore turistico, nel settore culturale, nel settore archeologico. C'è tutta una Basilicata proiettata nel futuro, una Basilicata che sa che il suo vero petrolio, la sua vera ricchezza è il suo territorio, è la sua gente. Nel referendum su scala nazionale si scontravano, si confrontavano queste due idee, non solo di Basilicata, queste due idee d'Italia, queste due idee di società, queste due idee di sviluppo. Si è impedito in mille modi, anche attraverso una censura mediatica nazionale, si è impedito che questa Italia che vuole, e questo Mezzogiorno soprattutto, che vogliono ritagliarsi il diritto a parlare un linguaggio con verbi declinati al futuro potesse emergere e in qualche modo essere scelto dalla maggioranza degli italiani. Ecco, continuando, diciamo, in questa direzione, continuando con il commento al voto, una valutazione magari più a freddo, cosa si sente di dire a chi non ha espresso il voto e invece a chi lo ha fatto? Io credo che il risultato elettorale vada sempre rispettato e che gli elettori vadano sempre rispettati nelle loro scelte, anche in questo caso. Perché? Perché il popolo è sovrano e perché l'espressione popolare ha sempre delle sue motivazioni, delle sue giuste cause. E dall'altro canto io penso che il dato emerso, il 31% circa, no? 32% a livello nazionale, il 41% circa a livello regionale, siano dei dati su cui soffermarsi un attimo a riflettere. Nel senso che siamo di fronte a 15 milioni di italiani circa che sono andati alle urne e che in gran parte, va bene per una percentuale che oscilla fra l'85 e il 90%, hanno scelto per il sì, hanno votato per il sì. Che cosa significa questo? Significa che c'è una fetta significativa di paese che può contare anche politicamente, che ha le idee chiare circa il modello energetico verso cui il paese deve orientarsi. Non solo, che ha le idee chiare circa un'idea di sviluppo, più in generale un'idea di paese. Allora, siamo di fronte a un dato che si presta ad una doppia lettura. Per un verso, certamente, il referendum decade, perché non ha raggiunto il quorum del 51%. Però, per altro verso, siamo di fronte ad una forza sociale che si è espressa, che a livello nazionale conta il 31% e a livello regionale il 41%, e questa, diciamo così, questa parte del corpo elettorale può avere, io credo, un peso anche politico, nelle vicende tanto regionali quanto nazionali del paese. E su questa cosa c'è veramente da discutere e da riflettere, penso. Ecco, il fatto di non essersi recati alle urne ritiene essere come un segno di protesta oppure soltanto
fatto di essere un attimo stanchi della solita politica e comunque si è preferito rimanere comunque a casa piuttosto che andarsi a recare appunto Sì. alle urne. Oh, io penso che nell'astensione non ci sia stata in gran parte né protesta né stanchezza. Semplicemente non ci sono stati, per un verso, i tempi per raggiungere milioni di elettori. E, qui non si inventa nulla, insomma. La sociologia lo dice molto chiaramente. Ci sono processi. Il processo diciamo così, del coinvolgimento delle masse sociali, il processo della informazione di milioni di persone e nello stesso tempo di maturazione della decisione elettorale richiede dei tempi, ha dei tempi sociologicamente configurati che non si inventano. Questa data del 17 aprile ha di fatto impedito che milioni di persone potessero avere i tempi giusti per essere informati e per maturare una decisione consapevole. Per un verso. Per altro verso c'è stato, come dire, il sabotaggio orchestrato, scientifico, messo in campo dal governo. Se è vero come è vero che il governo ha invitato i cittadini e le cittadine a non andare a votare, ad astenersi. Questo è stato, sul piano istituzionale, io credo, un atteggiamento di grande scorrettezza. Nel senso che i vertici delle istituzioni, dal Presidente del Consiglio in poi, al Presidente della Repubblica, della Camera, del Senato, debbano svolgere rispetto alle consultazioni elettorali un ruolo di garanzia e di terzietà, che in questo caso non c'è stato. E svolgere un ruolo di garanzia nel caso di un referendum significa, uno, garantire l'informazione, due, garantire che il popolo sovrano eserciti la sua sovranità recandosi al voto. Si è invece preferita, come dire, l'opzione dell'astensione sapendo che la partita probabilmente non poteva essere vinta dai sostenitori del no, quale il primo ministro Renzi era, appunto. Ecco, ricalcando appunto quello che ho detto, parlando un attimo Sì. con la gente, si è un attimo confuso proprio l'importanza del referendum. Cioè, per molti quindi il referendum continua ad essere politica, quindi andare a votare al referendum quasi corrispondeva a esprimere un voto anche a favore del governo, del Parlamento, piuttosto che addirittura di una regione o di un comune, e questo forse ha sfiduciato ancora di più la gente. Ecco, voglio dirlo, portare la gente alle urne oggi appare comunque qualcosa, quasi un'impresa titanica, Certo. voglio Sì, dire. pensiamo questo, un dato locale, il comune di Bari. Al comune di Bari, in questo referendum, si è recata più gente alle urne che non nelle ultime Questo è un amministrative. dato Questo è appunto. un dato molto molto significativo, no? Nel senso che le amministrative, che generalmente sono il momento in cui si elegge il sindaco di una città, quindi è il momento in cui i più sono coinvolti, anche perché tutti hanno un qualche candidato più o meno in famiglia o nella cerchia delle amicizie. Eppure le amministrative di Bari, le ultime amministrative, hanno registrato un dato incredibile, di affluenza alle urne incredibilmente bassa. E invece a Bari città si sono recati in questa volta per il referendum più cittadini che non alle amministrative. Quindi questo la dice lunga di quanto invece le tematiche energetiche e ambientali siano sentite dalla gente, siano sentite dai cittadini. Però dall'altro canto è vero, c'è stata una impropria, diciamo così, politicizzazione del referendum. Facendo una premessa, voglio dire, ogni referendum ha una sua portata politica, Chiaro. inevitabilmente, perché è politica parlare di modello energetico, è politica la scelta di abrogare una legge. E, è stato politicizzato in un senso errato, nel senso che se n'è fatta un po' una battaglia, diciamo così, tra personalità, una battaglia tra istituzioni. Ma in qualche modo, questo atteggiamento è partito già dal governo Renzi.
nelle modalità con cui si è approcciato sin dall'inizio alla tematica referendaria. Non solo, lo abbiamo anche sentito nella conferenza stampa che Renzi ha fatto la sera stessa del 17 aprile, quando ha parlato di qualche consigliere regionale e qualche presidente di regione che esce sconfitto. Che cosa significa questo se non aver usato impropriamente, in modo molto scorretto, lo strumento referendario come arma di contesa con le istituzioni regionali? Ecco, continuando a vedere, infatti proprio su questo torneremo davvero fra poco, perché abbiamo comunque estrapolato le prime parole, i primi attimi della conferenza stampa di Renzi immediatamente dopo la chiusura delle urne alle 23. Continuando su questo dato, analizzando ancora le percentuali delle città della provincia di Bari, dove si è raggiunto, superato il 50%, c'è cioè la città di Polignano a Mare, sì, con il 55,21%, seguita da Monopoli con il 52,4%, mentre invece un dato che sicuramente è tutto da rivedere e da chi fa comunque pensare, quello della stessa Molfetta, dove ha votato il 32,36%. Importante è anche il dato di Corato, ecco, lo dico infatti, perché con il 44,1%. Corato si pone tra i primi comuni, dopo Polignano, dopo Monopoli, tra i primi comuni della regione Puglia per affluenza alle urne. Questo è un risultato importante che è stato conseguito a Corato anche grazie all'impegno del Comitato per il Sì, a fronte di una sostanziale latitanza delle forze politiche canoniche, dei partiti politici che hanno fatto poco se non nulla per questa campagna referendaria in città. Ecco, come dicevamo, in questo referendum ci sono dei vincitori e degli sconfitti. Secondo Renzi i vincitori sono i lavoratori che torneranno a lavorare sulle trivelle conservando il proprio posto di lavoro. Questo, come dicevo appunto poc'anzi, quanto affermato in conferenza stampa immediatamente dopo la chiusura delle urne alle 23. Noi quindi abbiamo estrapolato un attimo, qualche minuto delle sue dichiarazioni rilasciate pochissimi istanti dopo la chiusura delle votazioni. Prego Regeria di mandare in onda il filmato. L'Italia ha parlato, questo referendum è stato respinto, è un risultato netto, chiaro, superiore alle aspettative e alle previsioni di tutti i commentatori e di tutti gli opinionisti. Assisteremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, probabilmente alla solita triste esibizione di tutti i politici vecchio stile che dichiarano di aver vinto anche quando perdono. In politica bisogna saper perdere, ci sono dei messaggi molto chiari che arrivano dalla gente, dai cittadini e vanno recepiti come tali. In questo referendum ci sono dei vincitori e ci sono degli sconfitti. Voglio essere molto chiaro, il governo non si annovera nella categoria dei vincitori, ma crede che i vincitori siano gli operai, gli ingegneri, i lavoratori che domani mattina torneranno nei loro posti di lavoro, nelle loro piattaforme, nelle loro aziende, consapevoli di avere un futuro e non soltanto un passato. Levo simbolicamente i calici con loro, con quelle 11.000 persone che avrebbero rischiato il posto di lavoro e per i quali abbiamo lavorato e per i quali abbiamo proposto l'astensione ai cittadini. E con la stessa franchezza dico che gli sconfitti non sono i cittadini che sono andati a votare. Chi vota non perde mai. Massimo rispetto per quelle donne e quegli uomini comunque abbiano votato. Ma gli sconfitti ci sono, hanno dei nomi, dei cognomi. Sono quei pochissimi consiglieri regionali e qualche presidente di regione che ha voluto cavalcare a tutti i costi un referendum per esigenze personali, particolari, politiche. Un referendum che si poteva evitare, abbiamo cercato di evitare per risparmiare oltre 300 milioni di euro degli italiani, ma che è stato voluto tenacemente e pervicacemente non per discutere di energia, ma per esigenze di conta interna da parte di qualcuno.
Voglio essere molto sincero, franco. Ho molto sofferto la scelta di non andare a votare. Non perché vi fossero dei dubbi costituzionali, basta leggere la Costituzione per sapere che l'istituto del quorum, in quanto tale, permette di esprimere un dissenso dichiarato anche attraverso la non partecipazione al voto. Dunque si trattava di un'opzione perfettamente legittima sotto il profilo giuridico, politico e costituzionale. Ma ho ricevuto una email da parte di un ragazzo che ha compiuto 18 anni nelle settimane scorse, un ragazzo classe 98, che mi chiedeva un consiglio, e io alla fine a lui non gliel'ho dato, che mi chiedeva un consiglio sull'andare a votare o meno, perché aveva l'emozione, provava il brivido di votare per la prima volta. Ho fatto fatica, dunque, a spiegare le ragioni del non voto, l'ho sofferte personalmente. Ma l'abrogazione di questa norma, strumentalmente presentata come grande questione energetica, avrebbe portato a 11.000 licenziamenti. Credo che, indipendentemente dai suoi stati d'animo, il Presidente del Consiglio debba stare là dove si rischiano 11.000 posti di lavoro. Anzi, più correttamente, là dove si rischia anche un solo posto di lavoro. E dunque abbiamo ascoltato quindi pochi attimi della conferenza stampa di Matteo Renzi subito dopo la chiusura delle urne, dati sicuramente idee sicuramente diverse da quelle che ci siamo appena raccontati in questa prima anche qui, parte. Se è possibile, una riflessione a caldo. Cioè, prima di fare questo, sì, abbiamo comunque una chiamata in diretta, che è quella di Angelo Papio, consigliere comunale a Monopoli. Buonasera. Buonasera. A tutti i telespettatori e a voi lì in studio. Buonasera, buonasera Angelo. Dunque, insieme qui a Corrado De Benedittis abbiamo un attimo analizzato nella prima parte quelli che sono stati i risultati referendari. Citavo prima del contributo, citavo un ottimo comunque risultato quindi della città di Monopoli, che ha superato comunque il 50%, quindi precisamente quindi del 52-54%, con Polignano a Mauro addirittura che è andata sui 55-21%, quindi a testimonianza di un ottimo lavoro fatto nella campagna referendaria. Sì. Sì, io non ho potuto fare a meno di sentire adesso in diretta le parole del Presidente del Consiglio. Credo che sia indispensabile. Non so se voi avete avuto modo di sentire anche la replica che a caldo l'altra sera ha dato il Presidente Emiliano. Sì, ne parleremo fra poco, infatti. Perfetto, perché credo che comunque il vero nucleo è lì. Cioè, io partirei da questo per arrivare poi al voto di Monopoli, al voto della Puglia più in generale. In realtà i comitati e le regioni che hanno sposato e promosso questo referendum, io sono d'accordo con il governatore Emiliano, avevano già vinto all'inizio di questa operazione referendaria. Avevano già vinto nel momento in cui hanno costretto il governo Renzi a rimangiarsi 5 su 6 quesiti, a tornare totalmente indietro su 3 di quei quesiti che erano stati proposti e che erano stati inizialmente accolti. Quindi in realtà noi abbiamo evitato oltre 20 piattaforme petrolifere all'interno della fascia delle 12 miglia, grazie al fatto che il governo ha fatto marcia indietro su una serie di punti. Quindi quando poi il governo arriva a dire bugie precise come quelle degli 11.000 posti di lavoro, senza contare che nelle rinnovabili realmente dal 2013, appena sono diminuiti gli incentivi finanziari, sono stati persi in Italia 130.000 posti di lavoro, e lui si attacca ai ipotetici 11.000 inesistenti per il solo fatto che se avesse vinto il sì, noi saremmo tornati alla legge che c'era prima dell'agosto scorso, prima dello sblocca Italia. Quindi se quella legge non aveva tolto nessun posto di lavoro prima di quella data, non si capisce perché doveva toglierli adesso. Quindi il vero problema è combattere con un governo che è capace di dire bugie pur di appoggiare, di sostenere la linea dei petrolieri, la linea degli idrocarburi, la linea dei fossili. Questo è il problema. Ovviamente il problema
che abbiamo avuto come comitati, come territori impegnati su questa battaglia, e mi fa piacere che lì ci siano da voi dei rappresentanti assolutamente validi e credibili di queste lotte di questi anni, è veramente il risultato di, intanto di una rete che si sta consolidando da anni, in particolare in Puglia, e che probabilmente rappresenterà uno zoccolo duro a qualunque iniziativa il governo Renzi cercherà di portare avanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma soprattutto lì dove, nonostante il tempo estremamente risicato che è stato dato a questo referendum, è stato il referendum con il tempo di campagna elettorale più basso di tutti i referendum che sono stati fatti da quando è nata la Repubblica Italiana, eppure il risultato c'è stato lì dove è stato possibile informare adeguatamente le persone. Monopoli non è una città particolarmente vivace culturalmente, non è una città particolarmente sensibile sul piano ambientale. Semplicemente c'è stata la possibilità da parte delle associazioni che si sono impegnate su questo piano, da parte di quella sinergia che si è creata anche con la realtà istituzionale della Chiesa e anche della realtà istituzionale politica, che ha permesso una sinergia di lavoro che ha fatto sì che i cittadini fossero informati anche se in breve tempo. Più cittadini hanno potuto capire come stavano le cose, più cittadini hanno dato la loro risposta, nonostante la disaffezione al voto, nonostante le bugie che sono state portate avanti a livello mediatico nazionale in queste settimane di campagna elettorale. Ecco, dunque, a Monopoli resta questo 52-54%, alla Puglia comunque oltre il 40%. Dunque, sono numeri ma dai quali si può comunque ripartire? No, si può sicuramente, si deve e si può sicuramente ripartire, perché voglio dire, quando noi parliamo del 40%, non dimentichiamoci che ciò che la Costituzione chiedeva come un impegno obbligatorio per il cittadino, che era quello di votare, non dimentichiamoci che quando non si votava alle amministrative o alle politiche ci si sporcava la fedina penale, si era costretti a non partecipare ai concorsi. Noi siamo riusciti a smantellare questi germi di democrazia, a far diventare facoltativo il mio voto quando devo decidere chi deve comandare in Italia o chi deve governare nella mia regione, però poi ho bisogno del 50% più uno per riuscire ad abrogare una norma infausta come quella che il governo Renzi ci ha imposto nell'agosto scorso. Queste cose sono di una gravità immane, perché fanno capire come la democrazia si sta dissolvendo in questo paese. E quindi noi abbiamo sicuramente dato una grossa risposta. Monopoli, per esempio, hanno votato 4.000 persone in più di quante ne avessero votato per le regionali nel 2015. Quindi questo significa che la partecipazione c'è stata, ma lì dove alle politiche non si riesce più a raggiungere il 50% per la disaffezione, per l'allontanamento dai territori e dai cittadini della politica in senso lato e della politica attiva in senso specifico, non si capisce perché bisognerebbe superare il 50% quando poi si tratta di andare a fare una battaglia che è sì di carattere ambientale, ma era una battaglia che dietro aveva un enorme valore politico, che non è quello che ha detto Renzi, il valore politico della battaglia personale di Emiliano, era il valore politico di una battaglia su quella che è la strategia energetica di questo paese, sul quale non si vuole far discutere i cittadini, negandogli il diritto di poter intervenire, di poter dire qual è la strada che vuole intraprendere. Grazie davvero Angelo Papio, ricordavo consigliere comunale a Monopoli, grazie davvero per l'intervento questa sera a Pronto Qui Parla. A voi, grazie a tutti. Grazie. E dunque abbiamo sentito anche l'intervento di Angelo Papio, sì, infatti, che sottolineava anche quanto ci siamo detti rispetto comunque a quello che è stato il risultato a Bari, dove comunque si è raggiunto un risultato maggiore in termini di percentuale rispetto a delle consultazioni precedenti. In primo luogo, io commentando la conferenza stampa di Renzi, è quanto mai insolita una conferenza stampa fatta senza giornalisti, una conferenza stampa che diventa un monologo televisivo fatta dal grande guru che esce dalla porticina laterale e improvvisamente mette il suo cappello sul risultato di una tornata referendaria. E questo veramente apre scenari inquietanti sulla qualità della vita democratica all'interno delle nostre istituzioni.
Inoltre io penso questo, insomma, che con questo atteggiamento del governo si sia scavato in qualche modo un solco profondo, difficilmente colmabile, tra il governo e le realtà territoriali, tra il governo e le regioni meridionali. Il Presidente del Consiglio dice che hanno vinto gli operai e gli ingegneri. Nessuno aveva messo in discussione il lavoro degli operai e degli ingegneri, peraltro si trattava di tornare alla norma del 2014 che quel lavoro ha creato per operai e per ingegneri. Non si capisce dove stiano questi 11.000 operai ed ingegneri sulle piattaforme. E peraltro io in questo un po' divergo dalla riflessione di Emiliano, cioè io non canterei vittoria anche Ecco, proprio analizzando le dichiarazioni comunque di Emiliano, a quale faceva riferimento proprio Papio poc'anzi, in contrasto proprio a quello che diceva Renzi, che qui abbiamo ascoltato poc'anzi, qual è la sua opinione? La mia opinione è che non c'è da cantare vittoria in primo luogo. In quanto quella funzione che lo strumento referendario ha svolto, cioè i quesiti in origine erano sei, e quei sei quesiti sono stati in qualche modo evitati dal governo attraverso modifiche normative, va bene, per cui si è in qualche modo venuto incontro alle richieste che gli altri cinque quesiti referendari ponevano. Non credo che ci possa far stare tranquilli, perché nessuno impedisce, nessuno vieta che il governo possa fare marcia indietro. Anzi, l'esito di questo referendum, l'esito negativo di questo referendum, di fatto avrà una ripercussione culturale negativa sul paese, perché qui, come in tutti i referendum, questa è la portata politica in senso nobile, diciamo, del referendum, come in tutti i referendum, qui i cittadini erano sì chiamati a scegliere rispetto ad un quesito specifico, perché non potrebbe essere diversamente, ma questo referendum di fatto poneva la scelta tra due modelli energetici differenti. E si è chiesto agli italiani se avessero la volontà di orientare il paese verso un modello energetico nuovo, orientato in maniera decisa verso le fonti rinnovabili, o se invece dovesse prevalere una scelta, diciamo così, più piegata agli interessi lobbistici dei petrolieri e quindi legata al modello energetico vecchio degli idrocarburi. Ha prevalso questa linea. L'Italia pagherà un prezzo pesante su questo. Se è vero come è vero che altri paesi europei, dall'Olanda alla Germania, sono ormai orientati ad un processo, a intraprendere un percorso, un cammino di liberazione dalle fonti fossili. L'Olanda ha affermato che dal 2020 non produrrà più Esatto, non macchine a produrrà, in gasolio Olanda sarà e benzina. vietata la vendita delle macchine a benzina e a diesel. Dal 2020-2025, quindi fra pochi anni, Pochissimo. pochissimi anni, l'Italia invece il 17 aprile ha scelto il modello energetico legato alle fonti fossili. Tra 20 anni il nostro sarà un paese di 50 anni più indietro Rispetto agli rispetto ad altri. altri paesi europei. Questo è un fatto gravissimo di cui porta la responsabilità morale e politica questo governo. Ecco, quindi in fase di presentazione ho fatto anche riferimento al suo legame comunque con la Caritas, lei ha curato responsabile Caritas. Con questo cosa voglio dire? Che comunque enti cattolici come la Caritas, ma come comunque anche Azione Cattolica, ma proprio l'ente Chiesa si sono schierati a favore Certo. del sì. E questo comunque è un dato importante quindi nel dato poi assoluto. E nella valutazione poi postuma. Sì, la Caritas di Corato è stata tra le promotrici del Comitato per il Sì, insieme ovviamente a un cartello di associazioni, di movimenti, a cui poi hanno aderito anche partiti politici.
Perché questo? Ma perché anche all'interno del mondo cattolico è ormai maturata una sensibilità e c'è stata una mobilitazione anche, diciamo, di vertice all'interno della Chiesa cattolica. Abbiamo visto diocesi, dalla diocesi di Trani alla diocesi di Cerignola, passando anche, insomma, per vari territori, fino ad arrivare alla CEI, alla conferenza episcopale, che ha invitato, uno, i cittadini italiani ad andare a votare, due, ad andare a votare per il sì. E dietro certamente c'è anche un documento importante, qual è l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. E l'enciclica è diventata un po' in questa campagna referendaria la Magna Carta di riferimento, non solo per il mondo cattolico. Lì si parla di una ecologia integrale e di un approccio ecologico che si configura anche come un approccio sociale, per cui questo voto referendario non era e non è soltanto un voto ambientalista in senso stretto, era invece anche un voto sociale, anche un voto culturale, perché qui ne va della qualità della vita e del diritto alla vita, alla salute delle collettività e dei territori. In questo referendum c'era una posta in gioco tra i diritti dei territori, anche delle economie dei territori e invece gli affari lobbistici delle multinazionali che non hanno nulla a che fare e a che vedere con i nostri territori. Siamo di fronte ad una vittoria referendaria delle multinazionali e degli affari dei petrolieri. Questo è gravissimo. Dire che si è dalla parte dei lavoratori, da parte del Presidente del Consiglio, risulta essere quasi, diciamo, una beffa e una mistificazione che non è accettabile in un paese democratico. Evidentemente il Presidente del Consiglio non ha a cuore quelle centinaia di migliaia di lavoratori italiani e meridionali che lavorano nel turismo, che lavorano nel settore della pesca. Evidentemente tutti costoro non sono lavoratori. Per il Presidente Renzi, operai e ingegneri sono quei tecnici, spesso stranieri, che lavorano per conto delle multinazionali del petrolio, con cui in modo evidente vediamo come questo governo sia legato anche da trame non sempre lecite. Ecco, dunque, ripartire si può, ripartire si deve e su questo volevo comunque un attimo analizzare con lei quanto comunque già circola in rete e comunque non solo. Le associazioni del Comitato per il Sì al referendum sulle trivelle presenteranno un ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere il blocco immediato di 5 concessioni estrattive entro le 12 miglia. L'annuncio è stato dato comunque proprio ieri in conferenza stampa alla Camera e secondo proprio Enzo Di Salvatore, che è un costituzionalista ed estensore dei quesiti referendari, appunto queste concessioni sono scadute da tempo e la proroga secondo lui è illegittima. Oltre a questo, si aggiunge che l'europarlamentare Barbara Spinelli ha presentato comunque un'interrogazione alla Commissione europea chiedendo se non si ritenga di aprire una procedura di infrazione per violazioni delle regole sulla concorrenza in merito alle estensioni delle concessioni. Quindi la Certo. battaglia comunque continua e La prosegue. battaglia continua, non si è mai fermata. Io non userei il termine battaglia perché io penso che anche in politica dobbiamo fare una rivoluzione terminologica e aprire scenari orientati verso la non violenza. Battaglia e militanza sono termini bellici da cui dobbiamo tenerci distanti e lontani. Parlerei di impegno a tutela delle persone e della dignità dei viventi e dei territori. E questo impegno viene da lontano, c'è sempre stato. Chi ha veramente lavorato in queste settimane referendarie e chi da sempre, da Taranto all'Alta Murgia, passando per la provincia di Lecce, per il Salento, chi da sempre sta al fianco delle persone, dei cittadini e delle cittadine. Pensiamo alla grande vertenza tarantina. È stata occasione questa campagna referendaria veramente di incontrare e conoscere persone che con sacrificio di una vita stanno portando avanti i diritti degli abitanti di Taranto.
i diritti negati, negati da uno sviluppo industriale sbagliato, da uno sviluppo che ha devastato una città. Pensiamo all'Ilva, pensiamo alla raffineria dell'Eni, uno sviluppo che ha dato lavoro e ha nello stesso tempo tolto diritto alla salute e all'esistenza. Io penso che ormai siano maturati i tempi perché il diritto al lavoro non sia in contrasto con il diritto alla salute. A Taranto ci sono cittadini e cittadine che stanno facendo da tanto tempo una grande operazione di civiltà e di verità rispetto a cui i governi, non solo quello di Renzi, ma anche i governi precedenti, svolgono invece al contrario un'operazione di mistificazione e di depistaggio della verità. Su questo l'impegno deve continuare. E Taranto diventa, io credo, una bandiera nazionale di un modello di sviluppo sbagliato, ma Taranto io credo che sia una, diciamo così, vertenza nazionale da cui deve ripartire un'Italia più giusta, più libera, più umana, che punti invece sulla bellezza e non sulla distruzione del territorio. Ecco, sulla rete, sui social network sono sempre più frequenti quelle immagini che ci fanno vedere, quindi un paesaggio, un mare soprattutto bellissimo della Puglia, dal Gargano fino al Salento, e soprattutto comunque il Salento su cui si punta maggiormente anche per il turismo di questa regione. Ciò significa che ambiente, cura per l'ambiente e turismo devono andare certamente di pari passo. Cura dell'ambiente, turismo, lavoro, economia e qualità della vita devono andare di pari passo. Questo è un mezzogiorno che sta tentando di risollevarsi, è un mezzogiorno in cui c'è veramente una rinascita. Io parlerei proprio di un rinascimento meridionale, un rinascimento meridionale che parte dal recupero di un linguaggio suo specifico, dalla riappropriazione di una sua identità culturale, di una consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, risorse, bellezze, del proprio territorio da riscoprire, riconoscere e nello stesso tempo tutelare. A fronte di tutto questo, il governo nazionale come agisce? Mettendo una bella sbarra rossa e dire: basta, finora avete scherzato, adesso si ripropone il cliché di sempre, che è un cliché neocolonialista da 150 anni a questa parte verso il mezzogiorno, e cioè a sud si possono fare tutte le più violente operazioni di distruzione del territorio e di negazione del futuro. Ecco, chi come lei è stato così attivo in queste settimane per il coordinamento per il comitato comunque referendario a favore del sì, che cosa si sente in che cosa si è arricchito incontrando comunque tanta gente e esponendo quelle che sono le sue idee, ovviamente anche di quelli che hanno collaborato con lei e molti altri? Abbiamo ascoltato Angelo Papio al telefono, sì. Uno di coloro che si è veramente speso proprio per, certo, in queste settimane a favore del voto, a favore del sì. Questa è una bellissima domanda che speravo arrivasse, perché sono state 4 settimane circa così intense veramente da non dormire quasi la notte, però eccezionalmente belle, che ci hanno svelato un territorio in fermento, in effervescenza, che noi non avremmo mai, sappiamo, conosciamo il nostro territorio, ma non pensavamo fino a questo punto. C'è stato un tam-tam, siamo stati chiamati per ogni dove, ovunque, abbiamo girato la città di più, abbiamo girato la provincia, il territorio, i comuni, e ci hanno chiamato da ogni parte, dalle realtà più inimmaginabili. C'è un grande fermento. Ancora, abbiamo conosciuto anche una vivacissima realtà giornalistica locale. E io credo che il risultato, diciamo, positivo pugliese di questa importante affluenza alle urne lo si debba anche all'impegno del giornalismo locale, delle emittenti TV, radiofoniche e web che ci sono a livello territoriale. Abbiamo assistito forse, diciamo così, a due diciamo, situazioni di segno opposto. Abbiamo visto un emittente
l'emittente nazionale. Abbiamo visto la RAI, la TV di Stato, del servizio pubblico, censurata e latitante, terribilmente latitante rispetto alla tematica referendaria, fare anzi spesso una gravissima disinformazione. Pensiamo a quella terribile trasmissione Agorà condotta da Greco, che ha addirittura sostenuto a pochi giorni del referendum che si votava soltanto in 8 regioni. Incredibile. A fronte di tutto questo invece abbiamo visto un giornalismo locale quanto mai attento, capace di fare informazione, dibattito e di ricreare tessuto democratico. Io penso che tutto questo sia, diciamo così, un dato che ci caratterizza come una terra capace di segnare un punto a favore del proprio destino, del proprio futuro. Noi ci siamo sempre stati, ci continueremo ad essere, non in futuro, già da sempre, ieri come oggi, come domani. E dunque proprio da queste parole di Corrado De Benedittis dobbiamo necessariamente ripartire, comunque per ovviamente non sprecare a livello nazionale quel 31,18% di coloro che hanno domenica scorsa espresso il loro voto in favore del sì ma anche in favore del no. Ecco, io ringrazio Corrado De Benedittis per averci concesso grazie quindi questa sua partecipazione e ovviamente questa intervista questa sera a Pronto Chi Parla. Lo ricordiamo, Corrado De Benedittis, membro del coordinamento NoTriv Terra di Bari, ma anche responsabile della Caritas di Corato. Dunque per questa sera è tutto, Pronto Chi Parla ritorna come sempre mercoledì prossimo, sempre in diretta su Video Italia Puglia. Buona serata.